Ecco, buongiorno, eccoci qua. Siamo collegati. Oggi ho fatto il collegamento attraverso il computer. Speriamo che funzioni tutto bene. Mi sentite bene, vero? Mi sentite? Ah, ecco, che benissimo. Allora, oggi, ovviamente è sabato, facciamo un po' di aggiornamento sul discorso oro. Oro che la scorsa settimana, dopo l'elezione di Trump, ha avuto un leggero tracollo e ci ha pensato il buon Biden a ritirarlo su, perché con l'intervento ovviamente che ha fatto in Russia, l'oro, come vedete, ha immediatamente ripreso il suo cammino. Probabilmente c'era anche stata una situazione per cui probabilmente le banche centrali volevano comprare un po' d'oro, e banche centrali soprattutto dell'est, no? E quindi ogni tanto queste situazioni si creano anche quando le banche centrali vogliono comprare. Allora abbassano un pochino il prezzo, fanno quello che devono fare e poi magari la settimana dopo ricomincia a salire. Però io ci ho ricevuto due o tre articoli fatti anche piuttosto bene in questo senso da giornalisti. E anche italiani, uno era di Wall Street Italia, insomma, che e sono tutti abbastanza d'accordo sul fatto che l'oro potrà con molta probabilità sforare i 3.000 dollari all'oncia, adesso intorno al 2007, e quindi noi almeno coloro che hanno fatto un certo tipo di investimento nell'oro possono stare più che tranquilli. Scusate un attimino, devo andare a aprire il garage, arrivo subito, un attimo solo. Eccoci qua. Allora, oggi leggiamo, ho fatto una leggera sintesi di un articolo abbastanza interessante che mi ha inviato Diego la scorsa settimana. Allora, l'articolo è dell'8 di novembre di quest'anno e si intitola "L'Europa sta ultimando i preparativi per un gold standard". È un articolo, ritengo, molto importante, e poi magari sono piuttosto lungo, anche se faccio una sintesi. Lo rivediamo la prossima settimana. È importante perché già io 4-5 anni fa, nel report che vi ho messo insieme, ho scritto che, come dicono grandi banchieri del passato, Ferdinand Lips, eccetera, 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 non c'è stabilità finanziaria se non si ritorna alla sorta di gold standard. E sembra che questa cosa sia stata adottata tipo piano B dalle banche centrali anche dell'Occidente. Cioè l'Occidente, come vedete, apparentemente vende oro, no? Secondo me questa qui è una bugia. In effetti non è assolutamente vero che ci sia stata una politica, soprattutto negli ultimi anni, di svendita di oro. Questo è quello che ci hanno detto, perché ovviamente dovevano salvaguardare prima il dollaro e poi l'euro. È chiaro che se uno investe in dollari non investe i mutui, non va in banca e fa tutta un'operazione che è completamente scollegata alla moneta fiat, e questo loro naturalmente ci avrebbero perso soldi. Quindi io vi leggo l'articolo, molto semplicemente, poi vi ho postato anche due foto che poi analizziamo più tardi, va bene? Allora dice: i paesi al di fuori dell'Eurozona ma all'interno dell'Unione Europea, ovvero quelli che un giorno potrebbero entrare a far parte dell'Eurozona, come Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, si stanno preparando a un nuovo gold standard. Per prepararsi a un sistema monetario basato sull'oro, stanno acquistando oro per pareggiare le loro riserve, secondo la media dell'Eurozona. Questo bilanciamento delle riserve euro in Europa è un argomento chiave su cui ho scritto ampiamente, e ora sono emerse ulteriori prove di questi piani. Questa volta Konrad Racikowski, ex ministro delle finanze della Polonia, ha recentemente sostenuto che le riserve euro ufficiali in Europa devono essere distribuite equamente rispetto al PIL. Ecco, qui interviene il discorso del PIL, di cui invece non si era mai parlato prima. Dice: nel prossimo futuro sarà
il nuovo gold standard. Nel prossimo futuro ci sarà di nuovo il gold standard, ritorneremo al gold standard. La sua affermazione si aggiunge a un vasto insieme di prove riguardanti preparativi dell'Europa per un gold standard, poiché gli Stati Uniti, emittente della valuta di riserva mondiale, sono giunti a una fase critica della loro spirale di debito e mentre le tensioni geopolitiche continuano a crescere, è di fondamentale importanza valutare quale sarà il ruolo dell'oro nel sistema monetario internazionale del futuro. Questa era un po' la premessa. Il capitoletto successivo dice: l'oro è il piano B delle banche centrali. La maggior parte delle più grandi banche centrali ha un piano B quando la loro politica sulla carta fiat, va in tilt, e questo piano di riserva è in una certa misura coordinato tra loro. I primi semi del piano B furono piantati dai banchieri centrali e dai politici europei negli anni 70. Solo gli Stati Uniti, insieme ad alcuni dei suoi stati vassalli più obbedienti, non sono stati disposti a collaborare. Il piano B, ovviamente, è l'oro, posseduto da praticamente ogni autorità monetaria di questo pianeta e acquistato da banche centrali non occidentali in quantità record negli ultimi anni, in risposta alla militarizzazione e alla svalutazione del dollaro. Ci attende un netto cambiamento nell'ordine monetario internazionale. Il percorso dell'Europa verso un nuovo gold standard, capitolo successivo. Oltre a pareggiare le riserve metalliche, l'Europa lancia una nota positiva quando si pronuncia sull'oro. Infatti, diversi paesi hanno aumentato la ricchezza delle loro riserve, rimpatriando il loro oro e alcuni hanno persino dichiarato di aver aggiornato i loro lingotti agli attuali standard nel settore dell'ingrosso, quello che si chiama oro gold delivery, no? Così il mondo può essere sicuro che il loro oro è pronto ad essere distribuito sul mercato internazionale quando necessario. Nessuna banca centrale diciamo, nessuna banca centrale può essere presa alla sprovvista da shock improvvisi nel sistema finanziario. Se il prezzo dell'oro aumentasse troppo rapidamente, potrebbe verificarsi il panico. Dopo il 2008, le banche centrali europee hanno cambiato il modo in cui comunicano sull'oro. Sui siti web delle banche centrali possiamo leggere delle proprietà uniche di questo asset finanziario. Queste banche centrali vogliono trasmettere al pubblico i rischi intrinseci, scusate, della carta moneta a cui l'oro è immune e farla aumentare gradualmente il prezzo dell'oro. Come vedete, c'è quasi uno shift, no? Come si dice, prima dell'oro non si parlava mai, ora improvvisamente diventa una cosa di cui si può dire, si può parlare, eccetera, eccetera, eccetera. Ad esempio, questo appare sul sito web della Banca Centrale Italiana, dove si legge: l'oro è un'eccellente copertura contro le avversità. Un altro buon motivo per detenere una grande porzione di oro è come protezione contro l'inflazione elevata, poiché l'oro tende a mantenere il suo valore nel tempo. Inoltre, a differenza delle valute estere, l'oro non può deprezzarsi o essere svalutato. L'oro non è un bene emesso da un governo o da una banca centrale e quindi non dipende dalla solvibilità dell'emittente. Parola eccezionale da un'istituzione che emette essa stessa una moneta cartacea e può andare in fallimento. In effetti, in teoria potrebbe andare in fallimento anche se le banche centrali sappiamo che non possono fallire. Non possiamo concludere che la Banca d'Italia si fidi della propria valuta, vero? Si chiede il giornalista. La Banca Centrale Olandese ha affermato sul suo sito: azioni, obbligazioni ed altri titoli non sono esenti da rischi e i prezzi possono scendere, ma una barra d'oro mantiene il suo valore anche in tempi di crisi. L'oro è il salvadanaio perfetto, è l'ancora di fiducia per il sistema finanziario. Se il sistema crolla, le scorte d'oro possono servire come base per ricostituirlo. Le banche centrali francesi suggeriscono che l'oro è la riserva di valore definitiva. Secondo l'ex presidente della Banca Centrale Tedesca, Weidmann, l'oro è il fondamento della stabilità del sistema monetario internazionale. Meno male, cominciano a dire la verità.
E un membro del consiglio di amministrazione della Banca di Finlandia ha definito l'oro un mezzo di pagamento realmente globale e un rifugio sicuro contro i rischi economici e politici. Più ad est, la Banca Centrale Ungherese rivela di aver acquistato oro perché potrebbe svolgere un ruolo di stabilizzazione in tempi di cambiamento strutturale nel sistema finanziario internazionale. Il presidente della NBP, Glapinski, sottolinea alla banca polacca che l'oro è esente da rischio di credito e non può essere svalutato dalla politica economica di nessun paese. Tutte queste banche centrali sono pro oro. Ecco, io ho fatto adesso una sintesi perché poi l'articolo continua, però se è capito bene, no? Questo qui, fra l'altro, è un autore, è un giornalista abbastanza accreditato, insomma. Ha scritto tantissimo sull'oro e quello che ha scritto, ho letto anche altri articoli, ce n'era anche un altro da leggere, ma ormai è passato. Sono sempre stati abbastanza centrati, ecco, sul discorso. Benissimo, una volta letto questo, c'è qualcuno che ha domande? Tutto chiaro? Sarebbe interessante anche di capire come in futuro si dovrebbe integrare questo nuovo gold standard con le valute digitali. Ma si innesca bene perché queste sono riserve delle banche centrali, capito? Non è che l'oro ha una posizione attiva, l'oro sta lì nella banca centrale e la banca centrale fa i suoi affari, anziché avere i cavo vuoti ce li ha magari pieni al 50%, è sempre meglio che nulla. Cioè questa si va verso una situazione di stabilità generale. Capito? Cioè, è l'unica maniera possibile per stabilire, dare una stabilità a mercati finanziari, economici, monetari, eccetera. Però Com'era prima la lira? le valute restano fiat allora. No, le valute Ma andranno comunque incontro alla digitalizzazione, alle stablecoin, ma saranno garantite la loro emissione da loro. Guarda, tra moneta fiat e moneta digitale non cambia niente. È sempre comunque un valore nominale. L'unica differenza è che una è stampata su carta, quell'altra è digitale. quello chiaro, ma il fatto che non è, appunto, che non è garantito dall'oro. Quindi la cosa fondamentale, come vi avevo anche detto in passato, è che ci sia una garanzia, ci siano qualcosa delle commodity, chiamate come volete, che garantisce l'emissione della moneta. Ecco. Allora, detto questo, avete altre domande, commenti? Mi sembra abbastanza incoraggiante questo articolo, tutto sommato. Io vi ho postato, brevemente ne parliamo, una foto nella quale vi faccio vedere la zona euro, quella che si chiama zona euro, le nazioni che fanno parte dell'Europa, dell'Unione Europea, diciamo così, e poi c'è anche il discorso di Schengen e della NATO. Allora, come vedete, contrariamente a quello che succede in America, per esempio, tanto per prendere il caso di una federazione, la vedete la foto? Avete idea un attimino di quello che sto parlando? Perché se non c'è un minimo di visualità, poi io parlo e voi perdete tutto. Dovreste collegarvi, siete già collegati, andare sulle foto che ho postato. E vedete proprio questa foto qui, tutta colorata, con le cure nazioni sono tutte colorate. Allora, noi abbiamo situazioni abbastanza intriganti, perché noi abbiamo quattro fattori: l'Unione Europea, l'Eurozona, partiamo da lì, che individua le 20 nazioni che hanno l'euro, cioè che hanno la moneta euro. Poi c'è l'Unione Europea, in cui ci sono le 20 nazioni che hanno l'euro, più altre sette nazioni che non ce l'hanno, cioè che hanno ancora la propria moneta, che sono Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Va bene? Poi, poi ci sono nazioni come l'Islanda e la Norvegia, individuate in arancione, che come vedete sono nella NATO, in Schengen, ma non sono nell'Eurozona e non fanno parte dell'Unione Europea.
Poi ci sono le nazioni in beige, come la Finlandia, l'Austria e Malta, che hanno, diciamo, fanno parte di tutto meno che della NATO. La NATO è rossa. Poi ci sono le nazioni in rosso, che poi sono la Svizzera e basta. Va bene? La Svizzera, come vedete, lì nel centro, rossa, si distacca da tutto e da tutti. Lei fa parte della NATO, di Schengen, dell'Unione Europea, ma non fa parte dell'Eurozona. Infatti, ancora proprio. Poi c'è la zona verde, le Sicuro. nazioni verdi, che sono Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. Queste sono nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, ma della NATO e di Schengen, ma non fanno parte dell'Eurozona. Quindi anche queste qui hanno propria moneta. Poi ci sono quelle gialle, che sono la Bulgaria, la Croazia, la Romania e l'United Kingdom, l'Inghilterra, che anche in questo caso, vedete, fanno parte dell'Unione Europea, della NATO, ma non fanno parte di Schengen e dell'euro. Non hanno l'euro. Poi ci sono quelle in rosa, che poi è soltanto la Svezia. La Svezia, che come vedete è un caso più unico che raro, perché chi ha letto la trilogia capisce perché la Svezia è in questa situazione. Se non legge la trilogia, adesso lo voglio spiegare, è un po' più complicato. Lasciamo perdere. In questo caso non fa parte della NATO, non fa parte dell'Eurozona, ma è nella Schengen, è europea. Poi ci sono le nazioni in viola, che sono Cipro e Irlanda, che fanno parte dell'Eurozona, dell'euro, ma non della NATO e di Schengen. E qui mi sembra abbastanza curiosa questa cosa, perché fa parte della NATO la Turchia, e non capisco come possa essere stata rimasta fuori Cipro, che è altrettanto strategica come isola nel Mediterraneo. Sono cose curiose, un po' così, ve le dico anche per questo. Infine ci sono quelle grigie, che sono Albania, Montenegro e Turchia, e che fanno parte solo della NATO, non hanno niente a che fare con l'Eurozona. Ma vedete com'è in confusione questa cosa qui? Questa cosa qui è in una tale confusione, perché purtroppo l'Europa non ha la storia degli Stati Uniti, e metterli tutti d'accordo naturalmente è stato probabilmente difficile. Hanno messo insieme questo benedetto euro, si sono trovati d'accordo in 12, quanti sono? 20 alla fin fine, però poi gli altri, per una ragione o per l'altra, sono rimasti fuori. Stesso discorso per la NATO, stesso discorso per Schengen, stesso discorso per l'Unione Europea. Ma vedete Massimo, ancora tutta questa cosa, com'è in confusione? Prego. scusi, posso interromperti? Ho capito Prego. bene, hai detto che la Svezia non è parte della NATO? Ho capito male? La Svezia non è parte della NATO. E non è, questo però Almeno, non è attento, corretto. attento, scusami Diego, scusatemi, questa è una piantina aggiornata 2018, Ah, ecco, Non so. perché la Svezia è entrata nella NATO in marzo. Bravo, ecco, sì, è possibilissimo, ecco, scusami, non me lo ricordavo, è possibilissimo che ci siano state delle variazioni. Evidentemente la Svezia sotto pressione è dovuta, perché poi tutto il discorso politico lo sappiamo, no? Anche essa è dovuta entrare. È entrata nella NATO e basta? O anche nell'Eurozona? Non è entrata nell'Eurozona, ancora No, la mi corona la risulta porta. solo nella NATO. Sì, solo nella NATO. E questo L'Inghilterra invece naturalmente è anche abbastanza. lei per i fatti suoi? L'Inghilterra? L'Inghilterra invece anche lei per i fatti suoi? Diciamo che l'Inghilterra ovviamente fa parte della NATO, dell'Unione Europea, ma non ha più l'euro e non fa più parte, cioè fa parte dell'Unione Europea, ma non è nell'Eurozona, no? Non è nell'Eurozona, ovviamente fa parte della NATO, ci mancherebbe. E non è più Schengen. Infatti, per andare in Inghilterra mi risulta che adesso ci voglia il visto, no? Ecco, beh, bene, detto questo, ora, insomma, è inutile stare lì, tanto grosso modo abbiamo capito la confusione è causata anche da questa situazione nostra. Allora, dunque, ci sono domande, commenti, argomenti di cui volete parlare? Va bene, allora, se non avete niente da dire, vi ricordo il discorso che abbiamo già affrontato la scorsa settimana ed anche la settimana precedente, relativa ad una possibile diversificazione nell'oro,
offerta dalle share impact dell'Excelior. L'Excelior è la, diciamo, divisione internazionale della Elior. La Elior è l'azienda italiana, abbiamo conosciuto tutti Claudia Brandoni, adesso l'azienda ha fatto insomma, un passo, no, ulteriore, costituendo quest'altra società che avrà sede poi a Lugano, per vendere i loro pacchetti, i loro prodotti, quindi il loro oro a livello internazionale. Va bene? Allora, la raccolta fatta sui Gold Share Impact è andata bene. Io mi sono preso un pochino di tempo per vedere come andava la raccolta. Adesso sembra che il progetto sia stato recepito nella maniera positiva e possiamo sicuramente procedere all'acquisto di questi Share Impact, anche perché l'investimento è abbastanza limitato, sono 3.000 franchi svizzeri, circa 3.300 euro. E quindi sempre, ricordiamoci, sempre meglio che tenerli in banca, a non fare niente, è sicuramente una cosa da fare, ma è una possibilità anche per coloro che hanno già da tempo sottoscritto con Ovesta, hanno realizzato abbastanza bene, no? Con loro. Gli ultimi tempi, gli ultimi 3 o 4 anni, loro ha fatto 30-35%. Magari ne possono vendere appunto una parte di questo oro qui. Ovviamente, se hanno bisogno di assistenza, mi possono contattare. Bene, facciamo l'operazione e compriamo questi share impact, che comunque sia, in un certo senso, cosa facciamo noi? Diamo gli utili, no? Che nel frattempo abbiamo creato. Quindi non dobbiamo mettere cash liquido, no? L'abbiamo creato per fare un altro tipo di investimento, comunque sempre nel settore dell'oro. Quindi è una cosa questa che dovrebbero, ricordata anche la scorsa settimana, per esempio dovrebbero fare tutti coloro che fanno, tra virgolette, investimenti e speculazioni nelle cripto. Perché loro cosa fanno? Loro, adesso avete visto, Bitcoin è recuperato, no? Però cosa fanno? Loro investono, hanno investito in Bitcoin. Gli utili del Bitcoin li reinvestono in Bitcoin comprando monete digitali, secondo me facendo un grosso errore, perché dovrebbero materializzare un pochino di più, cioè rendere molto più concreto il proprio investimento. Perché un discorso è detenere 100.000 euro di oro e un discorso, con tutto rispetto, è detenere un Bitcoin, che sono circa 100.000 euro. Magari, o hanno ragione, però io dubito che nel lungo periodo, mentre l'oro rimarrà comunque lì e nessuno con un click potrà annullarlo, e questo purtroppo è anche, voglio dire, il rischio, no? La minaccia che tutti coloro che investono in monete digitali devono considerare. Va bene? Per coloro che non hanno ancora sottoscritto, ora vi parliamo di Avesta. Avesta sta facendo una promozione per i nuovi clienti, poi farà la solita promozione per Natale, quindi non preoccupatevi, attendete un attimo e poi ci avete il solito regalino d'argento per Natale. E non voglio dimenticarmi di dirvi che andiamo verso appunto le vacanze natalizie, e quale miglior regalo che regalare una placchettina d'argento, una placchettina d'oro al figlio o al nipote, perché anche questa qui è educazione, no? Dovremmo anche essere noi, che siamo magari un pochino più sensibili a certe cose, che si dà l'esempio. Quindi in questo caso, se volete una cosa concreta, potete rivolgervi alla Z Metalli, altri l'hanno già fatto. Ovviamente parlate con la signora Sonia e menzionate me. Ora, io non ci guadagno nulla, perché con quei prezzi che fa adesso la Z Metalli io non c'ho più immagine, però non ha importanza. Con Antonino stiamo facendo adesso un lavoro diverso, quindi va bene lo stesso. E con quanto costa una placchettina di argento? Con meno di 100 euro fate comunque un bel oggettino, regalate comunque un bel oggettino. Se avete bisogno del contatto, me lo chiedete, la Z Metalli l'ho trovata da tutte le parti, di Valenza. Poi, ho postato sul canale la fiscalità dell'oro, perché con mia grande sorpresa mi sono reso conto che molte persone
non hanno assolutamente idea di come funziona. Ora, chi ha un minimo, leggetela con calma, leggetevela con calma. E soprattutto chi ha un grande patrimonio, avete visto la direzione nella quale si sta andando? Un po' di buon senso. Chi ha un grande patrimonio, mi chiedo, ma è logico, no? È intelligente tenere tutti gli immobili lì senza fare niente? Io non lo so. Secondo me no. Almeno una parte degli immobili, quelli maggiormente vendibili, in cui si può realizzare adesso, diciamo giusto, che ancora adesso si può vendere anche se con difficoltà. Se scoppia la guerra e succede casino, poi è tutto bloccato, non si può neanche vendere nulla. Dovrebbe essere sacrificato, diciamo così, perché io lo so, anche per famiglia mia, quanto sia difficile vendere. Io per andare in America, ho dovuto vendere le proprietà che avevo, inclusa anche l'azienda, quindi so quello che costa. Non è una cosa semplice da fare. Però in certi momenti bisogna agire. Quindi vendere 10, 15, 20% e convertire immediatamente in oro. Non volete fare il discorso poi legato al piano B con Ovesta? Facciamo con la Z Metalli, facciamo con la Resonor in Svizzera, con l'Excelior in Svizzera. La maniera si trova, ma bisognerebbe fare qualche cosa. Ecco, poi vi annuncio due novità. La prima novità è che ci sto ancora studiando, probabilmente ho trovato un'azienda similare ad Auvesta, un attimino più competitiva. È da tempo che cercavo un'azienda che avesse la flessibilità di Ovesta e che mi, insomma, conferisse comunque una certa credibilità, eccetera. Probabilmente l'ho trovata sempre nella zona euro e la prossima settimana spero di avere maggiori informazioni. Perché chi è già un ottimo cliente, per esempio, ha già investito, mettiamo, oltre 100.000 dollari euro per il discorso della diversificazione, anche lì è bene considerare un'altra azienda equivalente che fa la stessa cosa, ma diversifichi, no, l'investimento. Anche qui non bisogna mai dimenticare il discorso della diversificazione all'interno dell'oro. Ho poi un altro contatto, tramite bene, che è qui oggi con noi, che è più collegata però al discorso della fondazione. Siccome è comunque un discorso finanziario, ve lo accenno, va bene anche in questo contesto. Ed è un'azienda che opera nel settore dei rifiuti, praticamente. Ora, siccome la mia fondazione come missione ha quella di recupero della plastica, è logico, farsi due domandine, no? E dire perché io ho fatto la plastica? Ho fatto la plastica perché il problema dei rifiuti è forse il problema più grosso che l'umanità dovrà affrontare nelle prossime generazioni. E ad intuizione, oltre che in base agli studi e agli approfondimenti che ho fatto, mi sono chiesto: ma il mondo che stanno creando, che l'elite sta creando, sarà un mondo pulito o sarà un mondo sporco? Cioè, loro, quando vanno in giro, che vanno, no, amano ambienti di lusso, ben tenuti, puliti? O amano ambienti di stile e di ordine diverso. Cosa ne pensate voi? Amano ambienti puliti e di lusso, ma a scapito di altro, ovviamente, di sporco da altre parti in ceti più poveri, quindi non è un gran. Io credo, Erika, invece, sì, è giustamente quello che dici, però credo anche che nel momento in cui loro creano il mondo unico, loro faranno di tutto, perché già hanno la tecnologia per farlo, faranno di tutto per renderlo pulito e di tenerlo pulito come si può intendere pulita l'ambiente della Svizzera di oggi. Sono Se assolutamente convinto di questa cosa qui.
Quindi le aziende che operano nel settore dei rifiuti in genere avranno un grosso boost dai governi, così come tutti coloro invece che operano all'interno del settore, per esempio, delle soda, della Coca-Cola, avranno allo stesso tempo degli obblighi che in questo momento non hanno. Un attimo solo, estendete un attimo soltanto. Avete capito quello che intendo dire? Quindi ci sarà una situazione che cambierà drasticamente per queste aziende, queste multinazionali che fino adesso hanno fatto ciò che volevano, diciamo l'Italia. E già qua, almeno in Tanzania, mi sembra che sia un po' la stessa cosa in tanti paesi. Per esempio, se si consuma una Coca-Cola in vetro, non la si può portare a casa, si consuma al bar. E il vetro viene poi riciclato dall'azienda della Coca-Cola, quindi viene riciclato per altri usi. Fra l'altro, quando sono andato in Germania tanti anni fa, io addirittura l'ho ricordato già, comunque lo dico, nel 1994-95, andai a vedere uno show a Norimberga, fui sorpreso perché già all'epoca utilizzavano la plastica dura, no? Per le acque minerali. E mi ricordo che dovetti riportarla dove l'avevo comprata, ne presi un'altra, paghi il costo del vuoto, no? Sapete, paghi il vuoto, la riporti e ti scalano quello, il deposito che hai pagato per il vuoto. Ora, qui c'è già questa cosa qui, in Tanzania. Per esempio, in Tanzania ai supermercati non possono vendere le buste di plastica, sono tutte buste in tela. Perché ovviamente la tela è tessuto e biodegradabile. Quindi in alcune cose sono già abbastanza avanti, non è che siano proprio i sacchetti di plastica, almeno quelli della spesa, così come ci sono da noi ancora in tante zone, qua non esistono. Ecco, quindi io credo che se si deve fare un'analisi, no, delle varie possibilità di investimento, noi ci si deve guardare intorno e si deve chiedere. Nel farmaceutico, che sicuramente sarà un settore di grandi investimenti in futuro e anche di grandi realizzi, ovviamente non si può investire. Non si può investire nel settore delle armi, non si può investire in tanti settori che magari si vede che non siamo molto consoni, no? A investire. Io credo che tutti coloro che hanno un minimo di sensibilità e di attenzione per la natura non possono dire no, non mi interessa assolutamente il discorso del riciclaggio, della plastica, dei rifiuti, perché è una cosa che coinvolge tutti. Allora, in questo senso, io sono entrato in contatto con questa azienda qui e questo signore, ci devo ancora parlare, probabilmente farà un suo intervento, credo il prossimo sabato, in cui lui presenterà in maniera molto generale così come l'azienda opera. Va bene? Dopodiché, come sempre, ognuno farà le proprie valutazioni e farà le proprie scelte, non c'è assolutamente nessun tipo di obbligo, però investire 1.000, 2.000 euro in una cosa di questo tipo, sempre meglio che tenerli lì in banca e non fare niente, naturalmente sarebbe una cosa utile da fare. Qualcuno che ha domande con me? Ecco, per concludere, poi concludiamo per oggi. Ricordo soprattutto per coloro che non conoscono Oveste, ma anche per coloro che hanno già sottoscritto con Oveste, che non l'hanno ancora fatto, io offro, tra virgolette, tra i servizi il tour gratis. Cioè, uno dei problemi principali che ho notato, no, in questi 4-5 anni, è che la gente va a fiducia. Ora, io capisco che io, anche forse chi ha dato fiducia a me ha seguito la stessa logica, ma per acquisti importanti bisogna essere un attimino più attenti a certe cose. Prima cosa, chiedete il contratto, se dovete acquistare oro. Se un'azienda non è in condizione di darvi un contratto o di farvi parlare con un rappresentante che poi ve lo manda, vi si deve subito accendere la luce
cucina rossa. Perché non è, non dico sia un'azienda seria, intendiamoci, non è un'azienda che lavora considerando i principi del marketing strategico e del servizio al cliente. Ripeto, non è detto che l'azienda non sia seria, perché poi, soprattutto in Europa, noi siamo molto conservativi, dicono no, non dobbiamo mandare contratto, poi lo leggono, lo copiano, abbiamo questa mentalità così. Ecco, io invece ragiono all'americana e io chiunque mi chiede i contratti, io ve li mando. Il contratto di Avesta soprattutto ce l'ho qui davanti a me, l'ho rivisto con Walter Manca, io ve lo mando. Lo leggete bene, con tranquillità, non c'è problema. Oltre a questo, vi faccio un tour, ovviamente virtuale, sul sito di Avesta, dove vi spiego esattamente come funziona l'acquisto, il deposito e l'eventuale vendita. Perché, come ricordato tante volte, purtroppo le persone guardano al prezzo visto e non considerano più di tanto gli altri parametri. Va bene? Paul, buongiorno. Ti vedo adesso, benvenuta. Poi Buongiorno. magari ti vorrei disturbare. Tutto bene? Bene, grazie, grazie, dottor Max. Prego, prego. Grazie. Prego. Allora, siamo quasi in chiusura, però tanto poi posterò l'intervento sui canali, se lo volete risentire più tardi. Insomma, cercate di farle circolare queste informazioni qui, perché non credo che ci sia tanta gente che vi dà tutte queste informazioni qui gratuitamente, eh? Lo sapete che l'unica cosa che chiede è un po' di passaparola. Ora, il prezzo dell'oro è particolarmente alto, quindi capisco che ci sia una situazione di questo tipo, ma tanto andrà ancora più in alto, quindi è inutile stare lì ad aspettare, aspetto che cali. In questo particolare momento non può calare se non, come abbiamo prima, per situazioni particolari, contingenti, per una settimana o due, poi ricomincerà a salire sicuramente. Poi, tutti coloro che hanno attivato il switch pilot e desiderano, c'è il discorso della revoca di cui si è parlato 2 settimane fa con Walter. Quando abbiamo fatto i settaggi, Ovest ha cambiato un pochino le condizioni nel frattempo e quindi si può fare una sorta di aggiornamento. Adesso, oggi, la ratio è intorno a 87. 86-87, se dovesse salire sopra gli 88, per cortesia contattatemi, perché è il momento buono per risettare il tutto e fare ripartire il switch pilot. Ora poi vi spiego, mi contattate e vi spiego per bene, che adesso è un pochino complicato spiegare. Va bene, si può fare. Così poi si dà anche il settaggio a fine ciclo. Vedete? Così poi, una volta che il ciclo si chiude e il sistema non vi reimposta subito in automatico la conversione, non vi riparte subito il switch pilot, diventa sostanzialmente manuale. Ecco, io mi scuso, ma l'introduzione del switch pilot è risultata, come in un certo senso avevamo fatto notare sin dall'inizio, un attimino più complicata, ma io ve l'avevo detto subito. Attenzione, non significa che non funzionerà. Bisogna però avere un po' di pazienza perché, come vedete, cioè la ratio va su e giù, ma fino adesso non è mai andata giù oltre il 78 di ratio. Ratio è il rapporto tra costo valore dell'oro e quello dell'argento. Quindi bisogna avere un po' di pazienza e sperare che questo trend, prima possibile, si inverta, così tutti contenti, si chiude il ciclo e poi si deciderà quello che si fa da grande. Va bene? Domande o commenti? Se no, io oggi chiuderei qua. Ah, ovviamente il tour che vi dicevo, con tutta insomma la spiegazione di tutto il sito, eccetera, eccetera, non lo fa nessuno, eh? In Italia non lo fa nessuno di sicuro, assolutamente. Quindi io più di questo come servizio al cliente non posso fare, eh? Se proprio allora uno si può farsi prende una fregatura e si prende una fregatura. E poi io non dico che deve, non c'è nessun obbligo di comprare, chiaro? Assolutamente nessun obbligo. Facciamo tutto in maniera ovviamente un pochino veloce e
E però i punti essenziali saranno presentati, sarà presentato tutto, soprattutto con la proprietà cosiddetta proprietà frazionaria, che è fondamentale. E quindi poi dopo uno deciderà cosa deve fare, nessun obbligo. Bene? Allora, i prossimi appuntamenti saranno lunedì sulla Rana Libera, come al solito. Vedremo un pochino forse parleremo ancora un po' della guerra, di queste cose qui. Quello sta diventando un contenitore nel quale parleremo un po', ovviamente, più di nuovo ordine mondiale, no? Grande opera, eccetera, eccetera. Anche un po' di attualità, perché questo è quello anche che Flavio vuole. E va bene così. E poi mercoledì, destinazione Tanzania, come al solito, alle 19. E sabato, solito appuntamento con oggi. Io ho domande o commenti? Benissimo. Allora, se non avete nessuna domanda o commenti, ci fermiamo qua. Auguro a tutti un buon fine settimana. Grazie, ciao.